Seconda giornata di udienza al Tribunale di Pescara, incentrata sull'arringa degli avvocati difensori del sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, e del tecnico comunale Enrico Colangeli, per i quali l'accusa ha chiesto 11 anni e 4 mesi di reclusione. La prima a prendere la parola l'avvocato Cristina Valentini che, dopo un'introduzione di natura giurisprudenziale sul concetto di reato omissivo improprio, è entrata più nello specifico relativo alla legge regionale 47 della Protezione Civile, segnalando che in stato di emergenza ci sarebbe dovuto essere un flusso continuo di informazioni tra i gradi più alti, prefettura, regione, e quelli più piccoli, il comune di Farindola, e che se la regione avesse notificato al comune la cosiddetta CLPV, carta rischio valanghe, unico strumento tecnico in grado di adottare le linee guida del 2015 sul rischio valanghe nella zona, la tragedia non si sarebbe consumata. L'avvocato Massimo Manieri si è poi soffermato sull'inconsapevolezza sociale dell'intero territorio su quello che poteva rappresentare un rischio valanghe in quella zona, facendo una lunga ricostruzione storica dalla metà degli anni 50 fino alla fine degli anni 60, quando la famiglia Del Rosso decise di costruire l'albergo, ai giorni nostri. C'è stata nel tempo una sottovalutazione di quella che era l'importanza dell'individuazione del rischio valanghivo e al momento in cui finalmente si è dato un preciso ordine, oltre quello della legge già esistente da 20 anni, di eseguire quella carta, per motivi che non conosciamo, questo percorso virtuoso si è improvvisamente interrotto. Se viceversa fosse stato portato avanti e fosse stata realizzata una carta di organizzazione del pericolo valanghe, non lo diciamo noi, ma lo dicono i periti del giudice, sarebbe stata individuata quella come zona valanghiva e sarebbero scattate le misure di salvaguardia all'esito della segnalazione del sindaco che, ricevuta la notifica della carta, avrebbe segnalato la presenza dell'hotel in zona a rischio.